Fabio Lisiola, presidente dell'Avis. Siamo in estate, si va spesso in vacanza, però l'estate purtroppo è la stagione un pochino più difficile per quanto riguarda voi dell'Avis. Sì, come tutti gli anni ricordiamo noi dell'Avis che l'estate è il mese più preoccupante per chi ha bisogno di sangue. Ci sono molte operazioni che vengono rimandate, ma soprattutto la bella stagione, i viaggi che si fanno, l'incidente purtroppo dietro all'angolo aumentano le statistiche della necessità del sangue e dall'altra parte diminuiscono le donazioni, un po' perché si va in vacanza e non si pensa a quella mezz'ora che da dedicare al prossimo in modo gratuito. In più il caldo che è nemico della donazione in quanto la pressione non riesce a far donare. E anche questa mattina per l'ennesima volta il Centro Regionale del Sangue ci manda un'allerta per incentivare le chiamate per i donatori che noi puntualmente facciamo. Ad oggi noi come sezione di Comunale Civitavecchia abbiamo distribuito per la città circa 6.000 volantini dove invitiamo a tutta la popolazione a venire a donare. Chi può, di solito invitiamo i donatori, ma in queste circostanze, in questo periodo, chi ci serve è il nuovo donatore, quello che potrebbe aiutare a mantenere il sistema stabile per le donazioni.